Benvenuti, è ora di storia. Oggi abbiamo il piacere di intervistare un amico che risponderà a alcune domande interessanti che abbiamo sulla storia dell'antichità. Fabio Maffezzoni, nutrizionista. Benvenuto, esatto. Fabio. Grazie, ciao Franzo, grazie di avermi ospitato qua. È un piacere tutto mio, anche perché ho qualche domandina abbastanza interessante da farti su un classico di questo canale ormai, Spartani, Legionari, perfetto, l'antica Grecia. Con Fabio infatti oggi affronteremo un discorso su i guerrieri, ma tendenzialmente gli addestramenti, l'addestramento e la forma fisica, la preparazione tecnica e fisica dei guerrieri dell'antichità, facendo un focus particolare su Sparta, Roma e qualche mito che vogliamo studiare e discutere più nello specifico. Andiamo subito, medias res. Vai, okay, parti. Vai. Prima domanda, volevo parlare con te di un mito dell'antichità che mi ha sempre affascinato tantissimo, ovvero quello della maratona, cioè la nascita della maratona. Oggi è uno sport olimpico e direi fondamentale. Io mi occupo di pesistica, quindi sono all'opposto, posso già andare via. Esatto, bene. Non mi occupo di è stato bellissimo, non mi occupo di endurance però... No, dai. Okay, dai. Ho fatto scienze motorie, quindi in realtà ho anche della parte di sportiva. Ottimo. Quindi va bene, è fattibile. Vai, dimmi tutto. Appunto, della maratona, e due paroline sul mito raccontato da Plutarco, ma da tanti altri storici e scrittori dell'antichità, narra praticamente, ovvero la nascita della maratona, sarebbe nata in seguito alla battaglia di Maratona. Oh, che fantasia! Fantasia, grande fantasia. Praticamente ci narrano gli storici, siamo nel corso della prima guerra persiana, 490 avanti Cristo, quindi Grecia classica, Sparta, Atene, le polis e via dicendo. I persiani sbarcano nella costa, sulla pianura di Maratona, che è praticamente dall'altra parte dell'Attica, cioè la penisola in cui si trova Atene. Siamo visto i film di Fantozzi in cui c'era quella scena. Esatto, il classico 300, l'alba dell'impero. Esatto, uguale. E poi ci torneremo. Che sappiamo sono storicamente accurati e veri. Bene, grazie. Soprattutto quello di Fantozzi con Excalibur. Beh, sicuramente è più veritiero di 300 e 300 l'alba di un impero. Comunque, quindi siamo Maratona, l'esercito persiano sbarca, pronto a andare a distruggere e saccheggiare tutta la Grecia perché era un esercito immenso. E gli va incontro un esercito ateniese, c'è una battaglia pazzesca, sanguinosissima, gli opliti pesanti ateniesi caricano le falangi, più che le falangi, diciamo la formazione persiana, la manda in rotta e quindi una parte dei persiani riesce a salvarsi sulla flotta e l'altra parte è maciullata, massacrata, paludi, teste... Non vado da nessuna parte, presumo. Esatto, esatto. E furbi dicono, siccome l'esercito ateniese è qui a Maratona, loro provano a fare il giro dell'Attica, quindi della penisola, e prendere la città che è libera, cioè non c'è nessuno a difenderla. Quindi Miliziade, adesso arrivo alla domanda, Miliziade, cioè il generale greco, sceglie un povero stronzo, uno che, allora, alcune fonti dicono che si chiamano Tersippo, altre che si chiama Filippide, e già questo personaggio era un famoso corridore di Atene. E quindi va da Filippide e gli dice: Filippide, devi correre e annunciare la vittoria ad Atene, però dicendo che la flotta sta arrivando. Ma soprattutto era importante annunciare la vittoria, perché che gli ateniesi fossero riusciti a sconfiggere i persiani era una cosa pazzesca, incredibile. E quindi questo Filippide, cioè finita la battaglia, finito di combattere con, adesso guardiamo anche l'armamento, prende e inizia a correre a fuoco, fiamma, verso Atene. E tra Maratona e Atene sono 36-40 km. Quindi una maratona perfetta, giusto? Già preconfezionata. Esatto. L'unica differenza, e poi ti lascio parlare per bene, è che questo Filippide probabilmente, meno come narrano le fonti, si è messo a correre subito dopo la battaglia, ma ancora l'armatura addosso. E io mi sono segnato un po' il peso di un'armatura. Cioè, quindi possiamo dire che hanno scelto il miglior corridore, ma di certo non il genio dell'esercito. sì. Anche se immaginandomeli avrebbero tutti corso cioè, non puoi togliere e dare il tuo commilitone e dire me la porti tu, no.
Me la tengo per sicurezza, ma non si fidavano, sai che quando dicono all'esercito che ti rubano tutto quando vai in caserma. Esatto, non sono, gli spartani non l'avrebbero mai fatto, però gli ateniesi, sai, un po' sempre con la gente. E con un'armatura di bronzo, se aveva un'armatura di bronzo, Filippide avrebbe corso con 32 kg addosso. Ok. Piedi scalzi, elmo 3 kg. Onestissimo, di non pesa sulla cervicale. Più tunica, cinturone. Diamo per scontato che lo scudo, la lancia e la spada le ha lasciate lì. Speriamo che il buon Filippide avesse però un'armatura di lino pressato, che era un'armatura estremamente efficace contro le frecce persiane. 3,5 kg. Quello onesto è come un giubbottino zavorrato di adesso, esatto, per quelli che fanno crossfit. Quindi Filippide arriva ad Atene, arriva in città, quindi sull'Acropoli, insomma nei sobborghi, e inizia a gridare abbiamo vinto, cade a terra morto. Beh, è stata una bella fine, devo dire. Un vero eroe di Atene. Quindi io voglio sapere, a parte il fatto che vabbè, penso che è morto di stanchezza, però... Sì, nel senso che messa giù così c'è una possibilità. Che il problema qua, secondo me, non è tanto la stanchezza, quanto potrebbe essere la disidratazione. Perché con quel peso, magari in quel periodo, col caldo... Ah, settembre, agosto-settembre, okay, quindi in Grecia direi che... È il top, cioè ci vai in vacanza, sì, giustamente, sì, esatto, sembra una cosa utile. Sì. Potrebbe essere un rischio, cioè pensando agli atleti, uno dei rischi più grossi è la disidratazione, quelli che utilizzano ad esempio i lottatori quando fanno taglio del peso, oppure i bodybuilder quando salgono sul palco e utilizzano diuretici per perdere i liquidi. Ecco, quello è molto più pericoloso di tutto il resto, perché uno squilibrio a livello idrosalino dato dalla disidratazione può portare tranquillamente all'infarto. E che vuol dire che una persona che corre 40 km col caldo, con sopra, se poi era quella di bronzo, era 32 km. Quindi peso, oltre il peso, il fatto che si scaldi, e quindi a livello proprio corporeo, il corpo per riuscire a termoregolare perde un sacco di liquidi, perché noi termoregoliamo col sudore, e vuol dire che quello è arrivato completamente disidratato, se non ha bevuto, e che abbia avuto un infarto è molto plausibile. Ah, quindi infarto, cioè proprio... Io se dovessi giocarmi le palle su infarto. Filippide è morto di infarto. Beh, comunque è una tesi, si ipotizza. Penso probabilmente, anche perché cioè, le fonti narrano che lui arriva, grida e si accascia. Cioè, poi immagina tu dopo aver corso 40 km il pastone che hai in bocca. Io voglio vedere come faceva a gridare. Perché, cioè, se hai già la bocca allappata, noi qua a parlare 5 minuti. Sì, immagino che ha corso 40 km a urlare abbiamo vinto. Magari hanno capito e ha sentito solo quello. Esatto. Sì, però sì, è una cosa penso plausibile. Anche perché anche solo il fatto della vasodilatazione potrebbe aver avuto anche un problema di bulimia, cioè una pressione che si abbassa drasticamente perché tu devi compensare la temperatura, però lì di solito svieni, quindi a meno che non l'abbiano buttato via per morto, anche se era solo svenuto, poverino, spero di no, essendo un eroe, però non sai, non si sa. No, dai, cioè, un minimo sono andati là col bastoncino a picchiarlo, ti svegli. Fai un controllino, ce l'avevano, esatto. Magari non erano questi grandi medici, però almeno a sentire, erano famosi per la loro medicina, quindi in realtà si spera. Esatto. Quindi cioè, molto molto interessante. Potrebbe. Perché io pensavo più semplicemente stanchezza, anche perché cioè, quello che mi interessa sapere è il fatto di aver combattuto una battaglia prima, che poi non sappiamo. Spero si era ferito, no, lui è. Esatto. Poi, cioè, la battaglia comunque che è considerata, almeno di solito le battaglie nell'antichità non duravano, dipende, potevano durare un'infinità, cioè okay, quando erano gli eserciti erano abbastanza alla pari, perché alla fine era molto una questione come le mischie nel rugby, cioè che uno tira da una parte, uno dall'altra, ogni tanto la lancia, passa una spada, due botte. Come in 300 il primo. Stai. Come 20 secondi di esatto. 300. Poi escono con la formazione. E... Lì dobbiamo metterci dentro un po' la John Woo e ci sta. Sì, esatto. È un fumetto alla fine. Sì, esatto. Che è quello che infatti la gente quando lo ride dico sì, ma è tratto da un fumetto di Miller. Quindi in realtà esatto, è il fumetto, non è la cosa storica. Esatto. E ma dai, già che ci siamo, perché poi la seconda domanda. Vai. Comunque Filippide abbiamo detto, caso chiuso. Non è CSI, diciamo, sì, la mettiamo lì, sì, così potrebbe essere quello. 90% infarto. Quindi non correte mai dopo aver vinto una battaglia in Grecia una maratona con un'armatura di 32 kg addosso.
Questo è il consiglio. Mi sembra una cosa che può capitare a chiunque, è una cosa probabile. Quindi va detto. Mettiamo il disclaimer sotto e non provateci a casa. Esatto, come quando si dice agli anziani d'estate: non uscite. Non so, mia nonna lo faceva apposta per sfregio al telegiornale, quindi fanno bene a dirglielo. Quindi se noi diciamo non fatelo, vanno a farlo apposta. Dici, voi giovani non capite. Allora non fatelo. No, andate a correre d'estate con l'armatura in Grecia. Esatto. Abbiamo parlato di 300, adesso io vi sono chiesto perché va bene storico, documenti, immagini e tutto il resto, però uno si chiede anche, nei film ormai siamo abituati a vedere questi Marcantoni, fisici Michelangeleschi, addominali scolpiti. Tipo l'Ercole del Farnese, per dire. Sì, esatto. Poi ovviamente uno pensa subito a 300 e alla CGI, artefatto della, toccati, della follia di uno spartano che combatte senza armatura. Perché ma perché quando hai un addominale d'acciaio, cosa ti serve l'armatura? Esatto. Però, cioè, abbiamo queste esagerazioni perché ovviamente fa bello, soprattutto c'è la scena di senza armatura, petto nudo, esatto, anche l'occhio vuole la sua parte, e via dicendo. Ma e io stavo pensando, ovviamente noi sappiamo che anche l'uomo nel passato era tendenzialmente più piccolo, cioè dimensioni erano diverse, poi vedremo anche più avanti sui legionari romani gli standard. E mi sono chiesto quindi, pensando ovviamente agli spartani, cioè le macchine belliche perfette per eccellenza della Grecia classica e della falange oplitica, mi sono chiesto, ma come potevano essere fisicamente questi spartani? E voglio leggerti due appunti che mi sono fatto un po' così, dopo lascio a te tutta la discussione. Dammi l'intro. Esatto, leggero intro. Ovviamente, spartani, abbiamo già parlato dell'educazione spartana senza star qui a ripeterci, però proprio da un punto di vista fisico, da 7 anni erano in caserma e iniziavano a fare delle danze in armatura completa, quindi o 32 kg o 3,5 kg, 3 kg di elmo, eccetera, eccetera, con lancia e scudo, delle danze che poi erano praticamente delle trasposizioni delle un po' come la capoeira, diciamo. Esatto, delle formazioni, delle tecniche da usare poi in battaglia, eccetera, eccetera. Poi dai 10 anni iniziano atletica, e lì sono cazzotti che volano, classica atletica greca. Quindi, lotta greco-romana. Lotta greco-romana, lancio del disco, lancio del giavellotto, pugilato, pancrazio, insomma. Sì, perché ricordiamo che tutti gli sport sono nati come un modo per evitare la guerra e poi da lì si sono evoluti e sono diventati quello che facciamo noi oggi. Esatto. Infatti il calcio si lanciava alla testa degli amici. Questo. L'ho visto in Game of Thrones. Sì, esatto. E poi dai 12 anni l'esercizio fisico aumentava e poi lo spartano soprattutto, cioè più che dal punto di vista della potenza, come possiamo essere abituati noi oggi a pensare all'allenamento, non so, di poteva essere Tyson, ma magari Khabib, MMAer, insomma. Sì, detto gente che si mena, esatto. E poi tendenzialmente, cioè, camminavano piedi nudi sempre, un mantello tutto l'anno, mangiavano dieta poverissima e, cioè, ma questi spartani, cioè, avevano questo fisico, cioè, com'è che era? Dammi un... E allora, non conosco la situazione, però posso rifarmi ad alcuni studi che ho trattato tra l'altro nella tesi proprio su questo, ovvero l'argomento è un po' controverso nel senso che abbiamo dati fino agli anni 80, però dagli anni 80 ad adesso il livello medio di testosterone degli uomini è cambiato, cioè è calato drasticamente. E quindi può essere, diciamo, un'idea il fatto che fosse così anche nel passato, quindi in realtà sia stata una discesa costante. Sicuramente i loro livelli di testosterone rispetto ai nostri erano diversi. Questo vuol dire che noi abbiamo anche una risposta diversa all'allenamento, molto diversa. Hanno fatto un test che è anche abbastanza famoso in uno studio in cui hanno preso delle persone e le hanno allenati in maniera molto intensa, normali. Delle persone le hanno allenate in maniera intensa dandogli una supplementazione di testosterone e una terza parte invece non facevano niente tutto il giorno e prendevano solo testosterone. Ecco, queste ultime persone erano cresciute più delle prime che si allenavano senza fare niente. Questo ti fa capire come una differenza nei livelli di testosterone può incidere poi su quello che è il rendimento del fisico. Il che vuol dire che se quegli spartani avevano dei livelli diversi, con anche un allenamento che per noi adesso magari potrebbe non essere efficace, per loro lo diventa molto più, la reazione è molto diversa rispetto a noi. Quindi partono già, diciamo, con un vantaggio.
E lì soprattutto hai poi un bias di selezione, cioè tu vai a selezionare quegli atleti. È come da noi adesso, in la Cina è fortissima nel weightlifting. Perché? Perché loro hanno l'abitudine di mettere fuori... Scusami se ti interrompo, nel weightlifting? Nel sollevamento peso olimpionico, quindi snatch, okay, strappo. Perché mentre noi abbiamo certi atleti che vogliono fare quello sport e li portiamo avanti, loro cosa fanno? Magari nei paesi un po' più poveri mettono fuori le ciotole di riso la mattina, i ragazzini vengono a mangiare, gli dicono noi ti diamo da mangiare se tu ti alleni con noi. Da lì, da quei 100 ragazzini che mangiano, selezionano quei 2 o 3 che sono perfetti per fare quello, quindi hanno delle leve perfette per il movimento e tutto. Ecco, tu allora che hai quelle persone che sono perfette per fare quello che vuoi. E lì penso che, presumo, fosse uguale, cioè tu selezioni chi vuoi nell'esercito, ma non vai a prendere il ragazzino cagionevole lo mandi a fare il mugnaio. Sì, e tu... anche perché poi gli spartani... Sì, esatto, il bambino faceva probabilmente la fine che faceva. E quindi hai una selezione, quindi tu vai a scegliere la persona forte, ma scegliendo la persona forte stai già scegliendo quella che ha quelle leve utili per la lotta, quella persona che ha già dei livelli di testosterone più alti, quindi sarà più fisicata di base facendo meno. E quindi anche lì una dieta povera in realtà vuol dire relativamente poco, perché se noi guardiamo come loro mangiavano, ovvero magari cereali, legumi e altro, in realtà non è così povera, perché il problema dei cereali, ad esempio quando si parla di uno spettro amminocidico completo, bisogna mangiare la carne perché è completa, in realtà tu la stessa cosa la puoi ottenere mischiando varie fonti di proteine non animali, che sono ad esempio un accoppiamento molto utile, cereale con legume. Loro già lo facevano. Quindi loro in realtà, senza saperlo, probabilmente nell'esperienza, perché vedi che quella persona che mischia, come è stato con le tortilla in Sud America, in cui si è visto che riuscivano ad esempio a combattere determinate patologie come la pellagra. Non lo sai perché lo fai, però provi e vedi che funziona. E loro in realtà quindi mangiavano in maniera abbastanza bilanciata. E quindi noi adesso possiamo dire, rispetto alla nostra concezione, loro mangiavano in maniera povera. In realtà no, mangiavano bene, come dovremmo magari fare anche noi. E in più si allenavano bene. Perché tu hai stato, come me l'hai descritto, il ragazzino faceva un allenamento, per cui adesso noi abbiamo un allenamento di tecnica, che è quello che viene fatto dai ragazzini. Nel momento in cui entravano nella fase puberale, quindi con l'aumento del testosterone, introducevano quella parte fisica, quindi la lotta e tutto. E allenamento anche quello con i sovraccarichi, come calisthenic. Tu non è che se fai una trazione a corpo libero non stai alzando, cioè stai alzando il tuo peso e magari stai facendo più di quello che in palestra fa la lat machine con magari 50 kg, ma tu la trazione la fai con 70 e in più devi usare l'addome, cosa che non fai nella lat. È diverso l'allenamento, cioè tu comunque ti stai allenando veramente in maniera pesante. E se tu guardi anche solo, se io penso, mi viene in mente, era Milone da Crotone, quello del bue. È una puttanata, però tu dici sto qua e da bambino con sopra il vitello, da grande con il toro. Cioè quello è l'allenamento progressivo, è l'aumento progressivo del carico, che è la base dell'ipertrofia. E lui cos'era 2500 anni fa, vado a memoria, non lo so, credo. Il periodo era quello. Sì. Quindi 2500 anni fa avevano capito come si faceva allenarsi. E adesso che siamo 2500 anni dopo non ce lo ricordiamo, e quindi è gente che per venderti delle cose si inventa degli allenamenti incredibili in equilibrio, quando tu potresti dire no, tu oggi alzi 10, domani alzi 12 e sei più forte, diventi più grosso, però non è vendibile e quindi la gente non lo fa e non te lo vende. 2500 anni fa lo sapevano, quindi in realtà noi li guardiamo come dire, come quando guardiamo gli egizi e diciamo chissà come hanno fatto fare le piramidi, perché non erano stupidi, cioè noi pensiamo che le persone passate sono stati gli alieni. Lo sapevi che la sfinge ha 12.000 anni in realtà, perché è stata fatta dagli alieni, l'ha detto quel programma. Non posso dire, c'è sicurato, però dei miei amici l'hanno conosciuto, bippiamolo. Dei miei amici l'hanno conosciuto al CICAP e hanno detto che anche lui, cioè, era stracontento di mistificare queste cose per il programma, era obbligato a dirle, quindi in realtà lui ha detto era un personaggio fantastico qua, se no ci querelano. Non si può, no? non lo so, okay. Però li prendiamo per stupidi, in realtà, cioè, lo sai anche tu, erano persone estremamente intelligenti, sì, certo, che avevano delle competenze che noi alle volte dimentichiamo e poi dobbiamo rimparare, e nell'allenamento della cosa a quanto pare sì, erano così anche loro, quindi sì, lo sapevano, erano bravi, avevano capito cosa fare. Pazzesco, quindi cioè fisicamente probabilmente erano più bassi, ma molto più piazzati di noi, molto più, in inglese pound per pound, molto più forti, cioè chilo per chilo, molto più forti di noi. Proprio quella forza, quella... Sì, quella cosa per cui dici... Io vedo, per esempio, i miei parenti, che noi siamo agricoltori da una vita, i miei cugini, che poi adesso, vabbè, zii ormai,
quando andavano, sono andati al militare, sono in realtà ingrassati e hanno detto che non avevano mai riposato così tanto. Perché in realtà il lavoro nella campagna, lo spostare era talmente pesante, tu spostando un carico ti stai allenando. E quindi erano involontariamente tutti fisicati, perché facevano, si stavano allenando né più né meno, quello che adesso vediamo come funzionale. E mi hai dato un assist pazzesco, perché io qua voglio parlare dei legionari romani. E c'è tutto un discorso, e abbiamo qua i testi di Vegezio, o comunque le fonti sull'esercito romano sono sterminate, sterminati i volumi, c'è tantissimo di cui parlare. E appunto io mi sono segnato quello che veniva inteso come la recluta perfetta. Cioè praticamente l'esercito romano aveva una sorta di, anche dovuti a certi pregiudizi classici dell'antichità, un po' razzisti, ad esempio meglio una persona che viene da climi temperati di una persona che viene dall'estremo nord o l'estremo sud, cose un po' del genere. E poi adesso l'estremo nord è associato invece alla mascolinità, ai vichinghi, alla forza, esatto, di quei tempi, non sapevo questo. Perché loro vedevano sì i galli che erano grandi, grossi, più alti, eccetera, eccetera, di un romano medio, però dopo loro vedevano che in battaglia i galli caricavano la formazione romana. Se non rompevano la formazione, dopo 10 minuti, quello che è, mollavano. Casa. Cioè i romani, invece, appunto, adesso ne parliamo, cioè, la loro forza era la disciplina, cioè era la disciplina, la costanza, l'addestramento, la fermezza, quindi loro sapevano, e infatti cos'è che li rappresenta? Li rappresenta il fatto che i romani in battaglia non gridavano, non emettevano suoni. Cioè loro avevano... Erano come me a letto. Questo non lo mettiamo. E praticamente i romani avevano 3 grida di battaglia iniziali, dato il segnale, poi stavano zitti perché dovevano essere attenti alle grida del centurione o i suoni di tromba. Gli ordini e tutto. Okay. Esatto, però c'ha uno che in battaglia, sangue che vola, tu col gladio che stai scannando galli e barbari che ti corrono addosso, cioè, mantenere anche il silenzio. Più che fare una richiesta a livello fisico, sarebbe proprio a livello psicologico una selezione che era bella, esatto, pesante. E fisicamente... A parte il discorso dei climi temperati, la recluta perfetta era un cittadino, perché solo i cittadini romani diventavano legionari romani, un cittadino che aveva alle spalle lavoro in campagna, o miniere, fabbro o cacciatore, e l'altezza media perfetta era tra 1,70-1,72, okay, esagerando, altezza perfetta. Poi prendevano anche persone che arrivavano magari il minimo, se non sbaglio, era 1,65, però quello perfetto era 1,70. Ma mettiamoli. Vado occhio, era per mantenere gli scudi alla stessa altezza o c'era, o era semplicemente una scelta? Ma io ti dico, questo me lo sono chiesto anch'io, sicuramente uno, cioè sfigura uno troppo alto, fa fatica a tenere la linea. Se devi mantenere la linea. Esatto, poi sappiamo che anche da fonti letterarie, ma anche da scavi archeologici, che comunque i romani in media erano bassi, cioè quella era l'altezza, quella lì più o meno era l'altezza mia. Sì, beh, io, io sono 1,90 la telecamera. Non si vede. E quindi cioè, l'altezza media è quella lì, 18-25 anni. Quindi gente, come dicevi tu, contadini, gente abituata alla fatica e anche ai climi avversi, perché Vegezio lo scrive, quando prendevano recluti dalle città avevano bisogno almeno di un anno in più per essere pronte alla battaglia rispetto a uno che veniva, era un cacciatore nella vita precedente. E quindi adesso volevo un po' fare anche qua un'analisi dell'addestramento, sì, dei legionari romani, poi passo di nuovo alla parola perché mi piacerebbe che tu approfondisci sul testosterone, il discorso sul testosterone. Vediamo se si lega. Esatto. E allora praticamente primo giorno facciamo diviso in 5 giorni, primo giorno di marcia passo di carica 5 km e 5 al giorno la mattina, probabilmente in armatura, esatto, con magari tutto il peso a carico per essere pronti, 35 kg. Secondo giorno si pulivano le armi, le armature, quindi tutto il giorno in accampamento. Questo è l'addestramento delle reclute. Terzo giorno riposo, cioè riposo vero, perché il giorno prima comunque sistemi le cose. Alla fine un legionario romano era anche abile artigianalmente. Poi il quarto giorno l'addestramento con armi e bastoni. Cioè loro praticamente impiantavano questo bastone, un palo, nel terreno e lo usavano come sacco da box. Ah. Cioè
con però un spada e scudi di legno molto più pesanti di quelli che avrebbero okay. usato in battaglia. E questo era sì. cioè scudi di vimini, scudi giganteschi molto pesanti e anche bastoni molto più pesanti del gladio e dello scutum romano. E poi con questo si allenavano, cioè ci combattevano, pestavano sul bastone o lanciavano i giavellotti, e quindi quel tipo di esercizio fisico più, insomma, fisicamente violento, diciamo. Poi c'era un altro giorno, si riprendeva con la marcia. E insieme a questo, con la marcia, immaginiamo anche tutte quelle varie formazioni, il cuneo, la testuggine, cioè perché il soldato romano cioè, doveva essere pronto a rispondere agli ordini, cioè dalla linea alla testuggine, cioè, doveva essere pronto a rispondere a determinati ordini dei centurioni in maniera immediata. Anche qui un legionario romano doveva percorrere 30 km in 5 ore. È un bel andare. 35-5. Al passo veloce con 35 quanto organo addosso è quello esatto. il fatto che fa la differenza. E infatti volevo leggerti 10-15 kg la cotta di maglia, se aveva invece, che è quella ad anelli, se aveva invece la lorica segmentata, cioè quella classica a fasce, sono 9 kg e lo scudo dai 7 ai 10 kg più, quindi quando marciava cibo, attrezzatura, corazza, elmo, scudo, gladium e pilum. Velocissimo ti leggo la dieta. Vai. Perché anche qua me la sono segnata. Colazione pane o gallette di farro, formaggio, miele, frutta, acqua o vino, o anche birra, dipende anche poi dalle latitudini. Pranzo, verdura, lardo e gallette o legumi. Cena, pane, focaccia o focaccia, zuppe di cereali, quello che dicevi. Che mischiavano, esatto. Talvolta carne. Beh, in realtà la dieta, ti dico, non è male, nel senso che con quel livello di attività, adesso sarebbe impensabile, perché non abbiamo quel livello di attività. Se riuscissimo a mantenere quel livello di attività sarebbe ottima. Adesso potrebbe essere, adesso la pensiamo povera, ma in realtà con gli ingredienti che mi hai detto è una dieta anche abbastanza alta di calorie. Magari povera in volumi, cioè come quantità di cibo che stai effettivamente ingerendo, quindi penso che sia anche perché fosse abbastanza veloce da fare, quindi in realtà mangi velocemente, non devi star lì 3 ore, esatto. Però riempie, e quindi col livello di attività che facevano era ottima. Sull'allenamento, e ti dico, vado così a occhio, era fantastico ai tempi, adesso sarebbe subottimale, nel senso che allenarsi con qualcosa di più pesante è ottimo, perché dici poi lo sento più leggero quando faccio quel movimento, ma in realtà ti cambia il pattern motorio, perché il peso è distribuito diversamente. È come se tu pensi adesso a un lottatore che colpisce e per essere più veloce nei pugni utilizza i pesetti in mano. Cioè, quindi mi stai dicendo che Junior, esatto, stava sbagliando l'allenamento. Sì, sì, purtroppo sì. Ma va. Perché se tu pensi a tenere il pesetto in mano, tu pensi sempre, quando ti alleni fai qualcosa, alla forza di gravità, perché è quella che decide poi dove va il peso. Se tu hai un pesetto in mano e colpisci col pugno, in realtà la forza di gravità fa questo. Tu il pugno devi tirarlo di là, non devi tirarlo così. Quindi tu, tenendo sul pesetto e colpendo, stai lavorando il deltoide, che è quello che ti fa tenere su. Quindi in realtà stai allenando a tenere sulla guardia, che va benissimo, però tu dovresti avere una forza che tiri indietro, perché tu il tuo corpo deve andare in avanti. Quindi i muscoli chiusi, che sono il gran dorsale, ma in questo movimento, col pesetto, tu stai sbagliando. Uguale se tu prendi una spada più forte. È vero che magari riesci a bilanciare bene il peso per cercare di avere poi quello che è il punto bilanciato della spada alla stessa altezza, però in realtà nel momento in cui colpisci il momento di forza è diverso, perché il peso è diverso, quindi in realtà stai facendo un pattern di movimento che è un po' diverso. Però ai tempi avevano solo quello, presumo, cioè modi in cui, ti dico, per riuscire a allenarsi così non ne trovo, e anche quello più veloce, quindi sì, era estremamente efficiente e estremamente intelligente. Adesso con le tecniche che abbiamo possiamo riuscire a puntare qualcosa di meglio, tipo se prendi un giocatore di basket e per abituarlo a tirare meglio, a tirare più lontano, lo fai allenare con una palla più pesante, in realtà peggiora, perché sì. In realtà tu quando tiri va da tutt'altra parte, perché in realtà tu il pattern motorio che hai è bilanciato su quel peso, non sull'altro peso, e quindi ti cambia. Però ai tempi, secondo me, ci stava, nel senso che non avendo le palestre, non avendo le attrezzature che abbiamo adesso... Palestre fior fiore c'erano. Beh, era un po' come la palestra dove andavamo noi, che era molto spartana, e in realtà io ti dico una palestra
così bella, non l'hanno ancora, o meglio, non era bella per niente, ma così utile, non l'hanno ancora trovata, perché in realtà è nella semplicità, certo, come loro avevano capito, che puoi davvero migliorare tutte le cose, tipo quelle che ti ho detto, sono, non dico seghe mentali, però sono quelle cose in più che hai la possibilità di fare, quindi ti porta allo step in più, ma nel momento in cui tu devi allenare 10.000 persone di un esercito, non puoi allenarle da Dio, è meglio averne 10.000 allenate bene che averne 100 allenate in maniera ottima. Perché certo, insegni, l'esercito va fino a un certo punto, una freccia basta per uccidere uno, che tu sia bravissimo, che tu sia mediocre, sì, e quindi cambiava, sì, sì, abbastanza, sì, sì. Anche perché questa qua era un po' quella del bastone, delle armi più pesanti, era considerata un po' l'apice della tecnica di allenamento, perché era utilizzata anche dai gladiatori, cioè i gladiatori si allenavano, che dicevi, esatto, erano quelli che erano la forma suprema del combattimento. Esatto, esatto, erano dei grandi. Poi anche perché il legionario romano, cioè tendenzialmente una spada corta così, lo scudo quadrato, tu dovevi avvicinarti a questo barbaro nudo che ti correva, esatto, addosso. Non dovevi fare così, movimenti molto. Lo infilzavi, poi passavi a quello dopo. E così molto efficiente, esatto, molto efficiente. L'efficienza era nella semplicità e nella velocità, è vero. Bisogna essere disciplinati, organizzati, e anche lì. E quindi il discorso, proprio per chiudere, mi ha molto interessato quello del calo del testosterone, sì, cioè tu mi stavi dicendo che quindi probabilmente loro avevano... È possibile, c'è questa possibilità. Sì, che tra l'altro, vabbè, questa cosa è un attimo slegata, però anche l'altezza, in realtà, una delle funzioni del testosterone è quella di bloccare le sinfisi di crescita dell'osso, il che vuol dire che una persona che ha tendenzialmente livelli di testosterone più alti nell'adolescenza potrebbe avere un blocco della crescita anticipato, nel senso che tendenzialmente rimarrà un pochino più basso, a parità della stessa persona, stessa genetica, stesso tutto, se hai livelli di testosterone un po' più alti, blocchi prima, perché è una delle funzioni prime del testosterone, soprattutto in fase adolescenziale. E quindi è possibile che avendo appunto quell'altezza mediamente più bassa fosse correlata anche a un testosterone più alto. Ovvio, sono supposizioni, certo, che studi non possiamo farli perché non abbiamo qua gli esami del sangue di un romano, però è plausibile come cosa, diciamo. Ecco. Perfetto, perfetto. Io ti ringrazio grazie per tanto, Fabio, per la chiacchierata. È stato un piacere. Piacere tutto mio. E beh, ci aggiorniamo, esatto, a un prossimo argomento. Esatto, volentieri. Ci vediamo in palestra, magari. Esatto. A fare un po' di. Cominciamo a fare a botte. Esatto, un po' di botte. E poi il prossimo argomento. Va bene, perfetto. Grazie. Grazie mille a te. È stato un piacere. Fabio. Ciao.